verificato un fatto così grave che un'amministrazione, un sindaco, da 74 anni, da quando è stata praticamente da quando il comune è stato istituito a Santa Marinella, non è mai accaduto un fatto così increscioso. Naturalmente noi volevamo che questa assemblea naturalmente fosse fatta davanti a tutti i cittadini in consiglio comunale, anche perché volevamo avere un contraddittorio tra noi consiglieri, diciamo, di minoranza, perché non siamo di opposizione, perché noi non ci opponiamo a nulla, anzi noi siamo per la promozione del territorio, e con la maggioranza, però in modo arrogante, autonomo e naturalmente violando, secondo noi, tant'è che abbiamo fatto un ricorso al prefetto, violando le regole del regolamento e dello statuto, hanno voluto fare una riunione a porte chiuse. Allora a noi è sembrato doveroso, soprattutto per il fatto legato all'ultranota vicenda che è uscito a varie tappe sulla verità, ci è sembrato più che doveroso fare una riunione con tutti i nostri concittadini e per dirvi come sono andate le cose. Praticamente qui siamo tutti i consiglieri che eravamo presenti in consiglio, manca Ilaria perché è malata, l'altra volta era malato lui, questa volta è malata Ilaria, e quindi praticamente, però noi consiglieri del centrodestra siamo andati in consiglio e abbiamo naturalmente fatto una serie di domande. Abbiamo prima chiesto il consiglio, non ce l'hanno fatto. Io vi romperò le scatole in 30 secondi perché vi leggo paro paro praticamente quello che noi abbiamo detto. Avevamo fatto la richiesta di convocazione ed era esame e dibattito sulla questione che riguarda il sindaco in merito ai fatti squisitamente politici e amministrativi riportati da media locali e nazionali e se essi corrispondono o meno a verità, in un consiglio comunale aperto ai cittadini. Questa era la nostra richiesta. La città, e qui naturalmente vi leggo velocemente, spero di essere veloce e non tediarvi, anche perché poi se volete facciamo pure un dialogo. Abbiamo scritto: la città di Santa Marinella è stata protagonista sulle prime pagine di quotidiani locali e nazionali, i quali hanno riportato fatti e circostanze che avrebbero investito la gestione dell'amministrazione pubblica del comune, causando nei cittadini sgomento e perplessità, grande turbamento e ancora una volta sfiducia nella politica e nelle istituzioni. Questo è il danno che secondo noi è comunque stato fatto, che tali notizie hanno pesantemente investito il sindaco e l'intera amministrazione comunale, creando sicuramente disagio e preoccupazione a tutti i consiglieri comunali. Siamo ancora una volta a ribadire che a noi non interessano i fatti ora, ma assolutamente i fatti veramente politici e amministrativi. Disapproviamo qualunque diffusione contro legge di intercettazione video che riguardano la vita privata delle persone, ma quelle non esposte politicamente. Cioè chi fa politica deve essere sotto la lente di ingrandimento di tutti noi, quindi è vero, ma le persone che sono esposte politicamente possono essere oggetto di sicuramente di esposizione. Biasimiamo l'utilizzo da parte di chiunque degli uffici pubblici istituzionali per interessi privati, a maggior ragione sembrerebbe da parte del sindaco di Santa Marinella, secondo le sue stesse ammissioni su Rete 4, perché lui è apparso su Rete 4 e ha ammesso naturalmente i fatti. Le notizie avrebbero rilevato, se corrispondenti a verità, sia comportamenti personali criticabili nella sfera privata, sia comportamenti come meglio riportati nell'interrogazione dell'onorevole Rampelli Fabio. Praticamente il vice segretario della Camera ha fatto un'interrogazione al ministro degli interni proprio in merito a questi fatti che sono apparsi sul giornale, che avevano un'importanza, naturalmente hanno dato scalpore e una triste notorietà a Santa Marinella. E Rampelli dice: di mala gestione politica e amministrativa del comune di Santa Marinella, con un primo cittadino adusso a gestire la res pubblica con uno spregiudicato ricorso alle reciproche conoscenze e convenienze personali e alle raccomandazioni in spregio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza pubblica.
pubblica amministrazione del primo cittadino e di alcuni dirigenti e di alcuni dei suoi consiglieri comunali della passata e dell'attuale gestione. Il tutto in palese contrasto con le buone pratiche amministrative di governo politico del comune. Considerato che i fatti, qualora veri, riportati da quasi tutti i quotidiani nazionali, da numerose testate straniere, hanno consegnato al paese un'immagine degradata e avvilente della nostra città, il sindaco si è preoccupato di replicare, con ammissione peraltro, solo al gossip sessuale, fornendo una spiegazione su eventi emersi casualmente da altre indagini, mentre noi confidiamo sugli organi della magistratura e delle forze dell'ordine affinché vigilino a tutela delle garanzie dello Stato di diritto, e qualora i fatti emersi dalle testate giornalistiche dovessero trovare conferma, sarebbero sicuramente fatti gravissimi. Appare inaccettabile ed offensivo ai sottoscritti consiglieri di non aver svolto il Consiglio Comunale come richiesto, esempi e per gli effetti dell'articolo 39 del TUEL, e il non voler fornire risposte alla cittadinanza in merito ad episodi che, se confermati, rappresenterebbero un gravissimo quadro di mala gestione politica e amministrativa, al netto di possibili profili di reato che la magistratura eventualmente giudicherà. Praticamente noi non siamo e non vogliamo assolutamente entrare nel merito di quello che sono i fatti che riguardano la sfera, diciamo, della magistratura. A noi interessano i fatti politici amministrativi. Torno a dire i fatti, le persone, eventualmente le perseguirà se ci stanno gli estremi la magistratura. Come ho detto in consiglio, a noi interessa il peccato, non i peccatori. D'altra parte è importante che praticamente sul fatto, per esempio, se risponda a vero, e abbiamo iniziato a elencare, se risponda a vero che nelle intercettazioni pubblicate, non so se le avete viste, dalla Verità e su altri giornali, il 4 ottobre, a pagina 11, allegato 1, e naturalmente gli abbiamo messo un allegato. Cioè, ad ogni quesito che noi facevamo c'era la Verità. Questo è l'articolo che è apparso, e l'articolo dice: il sindaco Otto e i suoi volevano far fuori i vincitori del bando, i maneggi del sindaco Otto sul bando sospetto. Nelle intercettazioni spuntano in retroscena su una presunta gara pilotata dal primo cittadino a luci rosse e dal suo assessore l'offerta della ditta amica del politico PD scartata dalla commissione. E tra virgolettato naturalmente c'è ripreso dalle intercettazioni, ma su tutti i titoli: ora bisogna far saltare l'aggiudicazione al vincitore. Noi naturalmente abbiamo fatto questo quesito e loro ci hanno risposto. Nell'ordine ha risposto prima Minghella, me lo sono segnato perché ancora non l'hanno pubblicata la delibera, non la pubblicheranno, ma chissà, questa è la loro. Allora Minghella intanto ha iniziato a dire che, ed è vero, che c'è una separazione tra il potere, naturalmente tra il potere amministrativo, cioè gli assessori, e i dirigenti. Praticamente la legge dà la rappresentanza dell'ente ai dirigenti, quindi dice: io che c'entro, mica posso fare la gara. E quindi questa è stata l'unica giustificazione che ha dato Minghella, che era allora assessore. Per quanto riguarda invece le altre cose, hanno risposto parlando esclusivamente di soldi. Quanto abbiamo preso? Prima ci davano 60.000, poi 80.000, hanno esclusivamente parlato deviato, naturalmente, e parlato soltanto che si parlava di quanto ogni anno hanno alzato la gara e il comune ha incassato di più. Peraltro, al fatto di quella frase riguardo l'IVA, l'assessore ha detto che stanno facendo un recupero per l'IVA. Poi ha parlato il signor sindaco e parla soltanto che è tutto regolare. Queste cose qua che apparsi in una cosa, tutti i fatti che sono apparsi sul giornale, le frasi che sono state dette, sentite naturalmente, sono state depositate, queste stanno in procura, per lui è tutto regolare. Lo scrivessero, spero che qualcuno lo scriva. Inoltre, sulla Perla del Tirreno abbiamo fatto una ulteriore puntualizzazione
perché sul bando del 2023, qui naturalmente il giornale si riferisce al bando del 2022, ma sul 2023 ci dovrebbero essere allegati al bando di gara, o quantomeno prima dell'apertura della stagione estiva balneare, cioè 1° giugno 2023, dei progetti strutturali, perché tutti voi sapete nel tempo che quella passeggiata ha problemi di natura strutturale. Noi abbiamo iniziato a chiedere a fine agosto i progetti strutturali, alla data odierna abbiamo fatto anche ieri un ulteriore sollecito, dopo 3-4 solleciti ancora pare che questo progetto non ci sia, ed è un atto presupposto, cioè senza questo progetto strutturale, è scritto nella determina di affidamento, la gara dovrebbe essere rescissa. Quindi il sindaco ha parlato di altro, parlando solo di, ce lo siamo, il sindaco dice che non sono vere le affermazioni, quello che ha detto lui, sentite su tutte, poi potete ascoltarle integrali, questi video li potete sentire chiunque, basta andare in internet, scrivete la verità di Dei e se avete voglia di vedere, di sentire, sono ormai di dominio pubblico, tant'è che io mi sono domandato dov'è la segretezza, se questi fatti e queste circostanze sono uscite su tutte le testate giornalistiche e sono accessibili a tutti quanti. Valeva la pena che il sindaco aveva anche l'opportunità di giustificarsi, ha preferito naturalmente glissare, ha preferito fare un atto di forza, non fare un consiglio comunale aperto, molto probabilmente c'ha qualcosa da nascondere, perché è ovvio che... Ma li farà per i prossimi 5 anni. quindi noi ci troviamo nella posizione di pensare che esiste una situazione di grave imbarazzo e di incompatibilità, soprattutto a gestire gare a sua detta di circa 20 milioni, 10 milioni di euro. Ci sono le gare del piano nazionale di ripresa e resilienza che stanno per andare, anzi adesso sta dicendo che farà una convention su questi fatti, però non ha chiarito nessuno dei dubbi che noi avevamo, quindi altamente insoddisfatto. Poi chiedevamo se rispondeva vero che nell'intercettazione della verità il 26 settembre a pagina 1 e 12, che come allegato 2, la richiesta del direttore, la richiesta del sindaco praticamente al direttore generale della Multiservizi di organizzare un bando pubblico finalizzato all'assunzione della medesima Multiservizi di una persona indicata da lei stesso, come traspare dallo straccio tratto dalla pubblicazione indicata. E qui naturalmente assolutamente nessuna risposta, anzi una ringa sul fatto che lui ha stabilizzato tanta gente, che lui è l'uomo della stabilizzazione, ma lui ha tentato di fare questo bando pubblico, e qui c'è, che l'abbiamo messa in allegato, naturalmente l'allegato 2, e qui c'è scritto su questo titolo, credo che possiamo dirlo, Cristiano, se può dire, ecco, i concorsi su misura del sindaco Luigi Rossi. Quindi questo era la cosa che gli chiedevamo, il politico ripreso dalle telecamere dei magistrati mentre organizza con un funzionario la prova pilotata per l'assunzione del suo figlioccio. Questo noi glielo volevamo chiedere, gli abbiamo dato l'opportunità di venire in consiglio e risponderci. La risposta è stata che lui nella sua vita sta con molta arroganza e presupponenza, come è il suo stile, ha detto che lui è l'uomo della stabilizzazione, giusto lei? Poi naturalmente gli abbiamo chiesto naturalmente, sempre in merito a quanto era uscito il 29 settembre del 2023, pagina 1 e 9, se lo scorso aprile dell'anno sui colloqui con il comandante della stazione di Carabinieri di Santa Marinella. Notate che naturalmente vuoi per delicatezza, vuoi perché a noi
volevamo mettere l'accento sui fatti, noterete che qui non ci sta il nome e cognome di nessuno dei soggetti. Noi non l'abbiamo voluto mettere apposta, non è che non lo sapevamo, perché sulle testate giornalistiche ci sono i nomi e cognomi, ma ancora di più per dar prova che noi non siamo assolutamente interessati alla persona che ha commesso il fatto, bensì al fatto e per quello che può produrre nella fede pubblica questi fatti e questi accadimenti, non abbiamo messo nessuna parola. E quindi abbiamo messo il comandante della stazione dei carabinieri di Santa Marinella, attraverso i quali sembrerebbe richiedere di bloccare la trasmissione di possibili notizie di reati perché al momento non convenienti per lei politicamente, come traspare dallo stralcio tratto dall'intercettazione pubblicata. A domanda in consiglio il sindaco, la sua maraggio è conferma l'inizio dell'indagine e racconta una sua verità. Cioè lui racconta la solita storia che è stato lui che ha denunciato la corruzione e che lui non è affatto tutto bene e che praticamente tutti questi altri fatti che sono accaduti, quale quello, blocca questo, di bloccare la trasmissione di possibili notizie di reato, di dire questo sì, questo no, fai così, fai qua, come è riportato il 29 settembre, naturalmente. Questo era l'allegato 3, lo riguardo perché è interessante avere. Il carabiniere amico lo registrò di nascosto e fece partire l'indagine. Cioè, secondo la stampa, fu il carabiniere, non lui. È stato il carabiniere. Il sindaco riferì di tentativi di corruzione e chiedendo però di non formalizzare le accuse. Questo è riportato dal giornale e naturalmente fino a prova di falso sta meglio a noi, in mano giornalista. Volevamo avere l'opportunità da parte dell'interessato che ci convincesse, ci smentisse queste cose. Ah, non è vero, è tutta una macchinazione. Assolutamente. Non è andata così, è andata che lui si è messa a raccontare una storia che non c'entrava niente. Poi abbiamo chiesto, punto 4, se risponda a vero quanto riportato dalle intercettazioni pubblicate, se vi annoia, credo, però vada per dovere, riportate sul quotidiano La Verità, successivamente riprese da altre testate, il 5 ottobre 2023, pagine 1 e 15, che si allegano come allegato 4, su cui colloqui con il comandante della Guardia Costiera di Santa Marinella, attraverso i quali sembrerebbero richiedere, vedi titolo del giornale, multate il mio nemico, come traspare dallo straccio delle intercettazioni. A questa domanda lui ha capovolto esattamente la risposta, ha detto io. Ma io non ho detto niente, è stato lui che mi ha portato a far vedere, me l'ha date, che aveva sanzionato naturalmente alcuni imprenditori e naturalmente smentisce e qui ha risposto in senso contrario, quindi voi credeteci o no, ma da quello che traspare sull'allegato 4 sembra di tutt'altro tono, quindi qui c'è scritto espressamente perché hanno riportato ascoltando le a parte tutte le varie così ti dai spronato, non so se si legge, che a multare il sindaco di Vito Art parlava di un creditore e lui sgradito con un maresciallo che lo rassicurava lo piegherò. Se questo è un atteggiamento che può fare un sindaco che vuol promuovere la propria città, rispondete, fatevi voi un'idea di quello che è. Poi naturalmente siamo passati, se rispondeva vero, a quanto riportato dalle intercettazioni pubblicate dal quotidiano successivamente il 24 settembre, pagine 1 e 11, 25, pagine 1 e 8, che si allegano come è, dalle quali emergerebbe una contrattazione per una possibile consulenza che sarebbe
sarebbe dovuta essere formalizzata in maniera difforme dal contenuto reale della stessa, al fine di adattarla alle esigenze del consulente, e se la scelta del consulente sia stata da lei effettuata intuito persone, o se abbia dato mandato agli uffici di procedere ad una selezione di curricula al fine di individuare la figura professionale più competente. Il sindaco risponde, raccontando come al solito la sua storia, il motivo di dare a questo signore, peraltro segretario della rifondazione comunista, che con grande dignità, e qui naturalmente non voglio spendere due parole perché entriamo nella vita privata di alcune persone, e quindi questo sarebbe il marito della signora. Naturalmente ognuno di voi si farà un'idea personale, io non voglio nemmeno dilungarmi su questo fatto. Lui ha detto che era soltanto uno del comitato del 2 ottobre, e quindi questo è bastato affinché lui gli affidasse, naturalmente facesse la procedura per dargli l'incarico, anche se onor del vero l'incarico poi non è stato svolto. Ma chi conosce il funzionamento della pubblica amministrazione sa che quando si deve procedere a dare un incarico va fatto un capitolo di spesa, va fatto un CIG, un CUP, quindi praticamente in effetti non si è concretizzato, ma era stato tutto preparato. Poi abbiamo aggiunto, e poi abbiamo finito, abbiamo chiesto se risponde, abbiamo preso secondo noi i fatti che avevano una rilevanza sul tipo e il modo di come viene gestito il nostro comune. Se risponde al vero, quanto riportato dalle intercettazioni pubblicate dal quotidiano La Verità il 27 settembre a pagina 1 e 11, come allegato, dalle quali emergerebbe la sua azione volta a raccomandare presso le Ferrovie dello Stato la sorella del consigliere comunale di maggioranza e le sue affermazioni relative al fatto di aver determinato l'assunzione di 4.000. Ne ho assunti e tra virgolettato naturalmente, ne hai assunti 3.999 più 1. L'architetto indica se stesso, questa è la nota del direttore del giornale, poiché uno sarebbe proprio il consigliere della sua maggioranza, cioè traspare che per essere assunti, voglio dire, fatevi voi un'idea, e ancora un'altra volta alla domanda si giustifica dicendo che all'epoca il soggetto non era consigliere e che lui è sempre stato al servizio dei cittadini, raccontando sempre la sua versione dei fatti, nel senso della stabilizzazione: ho impiegato un sacco di gente, ho stabilizzato un sacco di persone, e normalmente questo era il motivo. E da ultimo gli abbiamo detto, naturalmente, se risponde al vero il quadro generale, che se confermato individuerebbe la figura del primo cittadino affesso a gestire la res pubblica in modo spregiudicato, basato sulle reciproche conoscenze e convenienze personali. Naturalmente noi questa cosa l'avevamo preparata perché sapevamo, primo, ha fatto di tutto, a parte allungati i tempi per la convocazione, ha fatto di tutto per fare un consiglio segreto dove praticamente non c'erano i cittadini, non potevano esserci, non dico un contraddittorio, ma quantomeno un rumor, no? Davanti ai nostri concittadini lui avrebbe dovuto assumere un atteggiamento di maggiore trasparenza, mentre lui tratta naturalmente i consiglieri come gli scolaretti, i suoi, per noi no. E quindi lui, proprio spregiudicato, basato sulle reciproche conoscenze, convenienze personali, sulle raccomandazioni, sulle impostazioni che precluda la prevista trasparenza e le varie opportunità normalmente garantite ad ogni cittadino di concorrere alla messa a bando di posti di lavoro e di ricevere indicazioni legittime a prescindere dai loro rapporti amicali con chi gestisce una qualche forma di potere politico amministrativo. La requisitoria del sindaco si autocelebra. Alla fine lui ha fatto un'autocelebrazione, ha fatto una bella manifestazione, addirittura ha detto che lui è bravissimo, è il più bravo di tutti, non c'è
ce n'è uno meglio di lui, lui è da prendere ad esempio, come peraltro ha fatto alla festa nazionale di Italia Viva. Lui è un esempio di buona gestione e l'ha detto pure che Italia Viva, naturalmente peccato che dopo qualche giorno è successo quello che avete letto tutti quanti. Si è autocelebrato, alla fine si è anche un po' commosso, cioè ma fatto, secondo me ha fatto finta di commuoversi. E comunque è sempre colpa di quelli che c'erano prima. Lui non c'entrava niente, è colpa di quelli che le cose che non fanno. Allora noi non abbiamo chiesto scusa, se le portate appresso quelli che c'erano. Noi non abbiamo, scusate Piero, noi non abbiamo fatto un atto formale. Vi racconto il consiglio così è come se ci fosse stato. Noi non abbiamo fatto un atto formale di sfiducia, perché esistono delle procedure e funzionamenti del Consiglio Comunale che naturalmente, non avendoci numeri, ok, né per fare naturalmente l'atto di chiedere l'atto di sfiducia, né per fare naturalmente altre azioni in natura gerarchica, burocratica, anche perché loro sono 10, noi siamo 6, quindi voglio dire il gioco è presto detto. Quindi noi non crediamo che fare l'atto di sfiducia sia un atto per chi fa il consigliere di minoranza davanti a questi fatti di natura di mala gestio, come dice Rampelli, se fosse vero questo fatto, fare un atto formale di sfiducia, perché questo si fa quando vengono meno dei motivi politici. Qui noi stiamo parlando di alcuni atteggiamenti, come riportati, che se accertati danno la gravità dei fatti esposti in premessa, se quale iniziative di competenza di carattere ispettivo per il governo, dice. Naturalmente noi abbiamo invocato, poi ve lo leggo, il 142, all'articolo 142, l'applicazione del testo unico sugli enti locali, che prevede che qualora ci sta sia accertato questi fatti, chi di competenza, o il prefetto, o gli organi che vigilano sugli enti locali, noi abbiamo chiesto che applicano la legge. Peraltro questo è un atto pure dovuto. Noi l'abbiamo soltanto cercato di reclamarlo. Naturalmente noi non vogliamo essere i giudici, né siamo coloro i quali vogliono, tra virgolette, cambiare quello che è l'andamento di come sono andate le elezioni. Le elezioni per 81 voti, ma solo per 81 voti, naturalmente ci hanno dato questa amministrazione, che a me pare, se accertati questi fatti, davvero debbono essere soggetti all'articolo 142 e gli organi di vigilanza faranno le dovute indagini, e se le indagini confermeranno che questi fatti si corrispondono a verità, noi chiedevamo e chiediamo a forte voce l'applicazione della legge. Solo noi vogliamo soltanto l'applicazione delle norme di legge, non chiediamo